Una giornata intensa, segnata da numerosi incontri con i portatori di interesse del territorio, a cominciare con i responsabili regionali della Fondazione delle Ferrovie dello Stato e con i vertici del Parco Maiella, incontri nel corso dei quali il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha affrontato i temi legati alla valorizzazione delle aree interne dell'Abruzzo, iniziando dalla tratta ferroviaria Sulmona-Castel di Sangro. Questa infrastruttura è stata definita strategica per lo sviluppo economico delle aree interne, come ha sottolineato il presidente Di Pangrazio, accompagnato dai sindaci del comprensorio dell'Alto Sangro e della Valle Peligna. Iniziativa importante, la conoscenza delle aree interne, da Sulmona a Roccaraso, questo treno bellissimo d'epoca, evocativo, finalmente si ristabilisce e si riapre questa tratta, una tratta che era stata chiamata proprio per far conoscere le bellezze dell'Abruzzo intero. Qui con noi c'è anche il sindaco di Pratola, questa è una rivalutazione dell'intera Valle Peligna, diciamo, quindi treno che da Sulmona a Roccaraso contribuisce insieme a tante altre iniziative a rilanciare il nostro territorio. Soddisfazione è stata espressa dai sindaci presenti all'iniziativa istituzionale. Siamo di fronte ad una sorta di cucitura tra i territori, quindi una Valle Peligna che si lega a questo altopiano bellissimo, che quindi potrebbe, come dire, funzionare questo treno da un sistema di cerniera che porterebbe i turisti da una parte e dall'altra. Noi sindaci siamo contenti di essere qua oggi per ringraziare il Presidente Iezzi di questa iniziativa, ma anche per ringraziare la Giunta che si è presentata, come dire, in presenza notevole e massiccia insieme al Presidente del Consiglio regionale, perché per noi sindaci è anche, come dire, un modo per stare a contatto diretto con loro e per confrontarci su temi anche diversi da quello di oggi, anche se oggi il tema è il turismo, il tema è la valorizzazione del territorio, il tema è valorizzare le comunità di questi territori. Per noi è una tratta fondamentale perché comunque unisce territori orograficamente decisamente sfavoriti e poi comunque perché ha un valore anche fortemente turistico perché collega i due altipiani. È un'iniziativa lodevole per quanto riguarda la zona che in questo momento di crisi può darsi un ulteriore input per il turismo e quant'altro. Certo, si è trattato di un'idea veramente originale, quella dell'ente Parco della Maiella e con la Fondazione Ferrovie dello Stato. Un'idea quantomeno originale dell'aver riunito la Giunta regionale su questo treno per affrontare le questioni e le problematiche della nostra zona. L'auspicio è che la linea venga riattivata perché ha significato molto per il nostro territorio sotto l'aspetto economico, ha dato molto e riteniamo che possa dare ancora molto. Siamo orgogliosi di rivedere ancora una volta il treno che passa per il nostro bellissimo territorio. Speriamo che questa iniziativa si possa portare ancora avanti, soprattutto per lo sviluppo turistico delle nostre zone, anche da un punto di vista, ecco, soprattutto invernale, per dei bellissimi collegamenti che potremmo realizzare anche con gli impianti di sci.